L'obbligo di tenersi energetica è stato introdotto in Italia dal decreto legislativo 102 del 2014 di recepimento della direttiva comunitaria e prevede che determinati soggetti, grandi imprese ed energivori, siano obbligati entro il 5 dicembre 2015 in sede di prima applicazione e successivamente ogni 4 anni a svolgere una diagnosi energetica secondo certi criteri, pena l'erogazione di una sanzione. Quindi un obbligo apparentemente lineare che tuttavia in sede di applicazione ha rivelato diversi punti nodali non semplici da risolvere, tanto da richiedere l'intervento del Ministero e di Enea con delle linee guida di cui adesso attualmente si attende ancora l'emanazione. Quali sono i punti critici principali? Anzitutto l'individuazione dei soggetti obbligati. Chi siano le grandi imprese e come si fa a calcolare i requisiti non tanto nell'ipotesi di imprese autonome quanto nell'ipotesi di imprese che fanno parte di un gruppo. Il riferimento rappresentato dalla raccomandazione europea 361 del 2003 che identifica le piccole e medie imprese, ma si tratta di una raccomandazione, non dimentichiamolo, che ha una portata generale, non si applica specificamente solo all'obbligo di audito energetico e che quindi può porre una serie di problematiche applicative. Ulteriori problematiche applicative possono nascere dall'individuazione di cosa si intende per siti produttivi. Attualmente il decreto legislativo nulla prevede e questo apre lo scenario all'inclusione nell'individuazione dei siti produttivi di qualsiasi sito, anche quelli piccolissimi. E teniamo a conto questo proposito che il sito produttivo non è solo il sito dove si producono beni, ma anche il sito dove si producono servizi. Secondo le linee guida ci saranno probabilmente delle indicazioni che porteranno a individuare come siti produttivi soggetti alla diagnosi in sede di prima applicazione i siti maggiori, quelli che consumano 10.000 TERF per il terziario, più di 1.000 per il civile, questo stando alle linee guida secondo la versione che è stata diffusa ultimamente. I problemi principali si pongono per i cosiddetti multisito, cioè per le imprese che, ricadendo nell'ambito dei requisiti soggettivi, in quanto energivore grandi imprese, hanno tanti siti e per le quali si sta discutendo l'ipotesi della cosiddetta clusterizzazione, ovvero sia la possibilità di raggruppare i siti ai fini dell'obbligo di diagnosi energetica. Altri punti in discussione sono la realizzazione degli interventi, le scadenze in relazione soprattutto alle ipotesi in cui le imprese usufruiscono della possibilità di utilizzare i sistemi di gestione volontaria quali EMAS e così via, e in generale l'obbligo di realizzazione degli interventi, perché attualmente il decreto legislativo lo prevede solo a carico degli energivori. Ovviamente la diagnosi è di per sé qualcosa che dovrebbe aprire la strada, ad una, non soltanto al raccogliere i dati in sé per sé, ma anche poi a realizzare gli interventi di efficientamento. A livello comunitario non dimentichiamoci che l'Italia, nonostante tutta una serie di situazioni, è comunque abbastanza avanti nel recepimento della direttiva. Non tutti gli stati l'hanno ancora attuato, alcuni stati sono anzi più indietro di noi. Ci sono tutta una serie di questioni a livello contrattistico piuttosto interessanti, soprattutto per quanto riguarda i requisiti soggettivi, chi deve realizzare la diagnosi energetica in caso di cui ci sia un landlord e un tenant. In generale lo scenario è tale per cui comunque il mercato, quanto dicono gli operatori, è fermo in attesa dell'emanazione delle linee guida di Enea. Ci si prospetta quindi una situazione per cui all'approssimarsi della prima scadenza del 5 dicembre ci sarà un po' una corsa, soprattutto dagli operatori che magari hanno bisogno di dubbi sul fatto se rientrare o meno sotto l'obbligo di diagnosi, quindi attendono le linee guida per capire quali sono i criteri interpretativi.